Sulla strada per Spoleto, bruciante sotto il sole d'agosto, lentamente cavalcava Lucrezia nel fulgido corteo di preti e gentiluomini. La fulva bellezza della chioma ombreggiava la luce dei suoi occhi socchiusi. Così il poeta cortigiano Giovanni Marrades Labronio descrive l'arrivo di Lucrezia a Spoleto. Siamo nel 1499, aveva 19 anni e si avviava a diventare governatrice di quell'avamposto dei domini pontifici di suo padre, Alessandro VI Borgia, uomo dissoluto, di smisurate ambizioni. Sorella lei, Lucrezia, di uno degli uomini più crudeli, determinati e geniali di quell'epoca, suo fratello Cesare, criminale di genio che conosciamo sotto il nome del Valentino, immortalato da Machiavelli nel settimo capitolo del Principe. Lucrezia conta per la vita che fece, per la pessima fama che la circondò, per il valore simbolico di una figura che pare riassumere, come cercherò di raccontare nel corso di questa breve conversazione, la gloria e l'infamia di un secolo, quel XVI secolo nel quale la nostra penisola era, come vedete, frammentata in una quantità di ducati, repubbliche, principati, regni, granducati. E un territorio così piccolo di 316-320 mila chilometri quadrati frammentato in una quantità di stati che sono stati la sua caratteristica fino ad anni recentissimi, vogliamo dire 1861-1870, tanto per dare delle date. Con due date a proposito che bisogna tenere a mente e che, perché hanno un significato particolare. Nel 1499, badate bene, è la fine del XV secolo, l'ultimo anno sta per cominciare il famoso Cinquecento. Nel 1499 Carlo VIII, re di Francia, scende in Italia dotato di artiglierie ultimo modello, in grado di abbattere le mura delle città, e scende con una facilità irrisoria, aiutato anche da principi italiani che vedono con favore la sua discesa pensando di poterne trarre vantaggio per aumentare il loro potere, vecchio vizio nazionale,
scende come una spada nel burro, come si suol dire, fino a Napoli per riconquistare un regno che riteneva appartenesse alla sua corona. 1499, 1530, cioè 31 anni dopo, Carlo V viene consacrato re d'Italia da Clemente VII, dal Papa Clemente VII. Sono gli anni questi, questa manciata di anni tra la fine del XV e l'inizio del XVI, sono gli anni in cui il nostro paese perde ogni speranza di indipendenza politica. Regni, principati, ducati, signorie, granducati sono troppo deboli militarmente e troppo divisi politicamente per poter rappresentare, coagulandosi, una forza capace di contrapporsi ai grandi regni di Francia o di Spagna. Una situazione avvilita, destinata a durare quasi tre secoli, dove la plebe riassume nel cinico motto o Francia o Spagna, purché se magna. Che sono cose che vale la pena di ricordare, perché ricordando da dove veniamo ci rendiamo meglio conto di dove siamo. La situazione ha il suo picco nel maggio del 1527, quando i lanzichenecchi mandati da Carlo V, perché il Papa si era un po' voltato la testa e voleva contrastare in certo modo l'imperatore. L'imperatore si innervosisce e manda alcune reparti dei suoi temibili Landsknecht, lanzichenecchi, a dare una sistemata a Roma. Entrano a Roma e danno luogo a quel sacco di Roma del 1527, che è una data funesta nella nostra storia nazionale. Per intere settimane la città è depredata, le donne violate, gli uomini uccisi, e lo stesso Papa si deve asserragliare in Castel Sant'Angelo, avendo sotto gli occhi lo spettacolo della sua città scempiata. Dovremmo avere forse l'immagine. Si è visto fuggevolmente graffito con la punta di una alabarda in una delle stanze vaticane, dove giustamente è stato lasciato Luther, in tedesco, Luther, L-U-T-H-E-R, perché questi lanzichenecchi, la loro ferocia era il loro mestiere di soldati, ma di soldati di quel tipo, ma era anche la fede luterana che li faceva, li accendeva di un odio particolare, e quando entrano in Vaticano e arrivano fino alle stanze del Papa, uno di loro non si fa scrupolo di incidere Luther su una parete. È questa l'età di Lucrezia. Quando parliamo di Lucrezia Borgia dobbiamo, non possiamo non inquadrarla nei suoi anni, nell'atmosfera nella quale visse, perché lei era figlia di Papa, sorella di Cesare, ma è una giovane donna che viene dal padre obbligata a sposare questo e quello, a lasciare questo e quello. Fu protagonista e vittima nello stesso tempo di desideri, violenze. La si accusò di essere donna, come sempre succede. Da Messalina in poi, quando si vuole demolire, vorrei dire da Messalina a Nilde Iotti, quando si vuole demolire,
Quando si vuole demolire l'immagine di una donna, la si dice che di eccessi lussuriosi, viziosa, immorale. Lucrezia Borgia è la figura più sciagurata tra le donne della storia moderna. È forse tale perché fu la più colpevole? O le tocca soltanto portare il peso di un'esecrazione che il mondo per errore le ha inflitto? Chi pone queste domande è uno dei suoi biografi ottocenteschi. Noi abbiamo ricostruito e possiamo ascoltarlo dalla voce di un'attrice che simula la voce stessa di Lucrezia, quello che lei disse di se stessa. Sono nata a Subiaco il 18 aprile 1480 da Vannozza Cattanei, amante del cardinale Rodrigo Borgia, futuro papa Alessandro VI. Mio padre scelse per me il nome della più pudica ed integernima delle matrone romane, che si tolse la vita per non sopravvivere al disonore di uno stupro. Allo stesso modo chiamo Cesare l'altro figlio prediletto, indulgendo al gusto classicheggiante dell'umanesimo che riscopriva il mondo antico e i suoi simboli. La mia famiglia era originaria della Spagna meridionale, dalla quale Rodrigo partì per Roma al seguito di uno zio diventato cardinale, poi fatto papa con il nome di Clemente III. A soli 25 anni anche mio padre fu creato cardinale. Iniziò da subito a vivere come un principe. La sua corte contava 113 persone. Si fece edificare uno dei più bei palazzi di Roma che resiste nei secoli, Palazzo Sforza Cesarini. Conobbe molte donne, ebbe molti figli. Noi però, io, Cesare e i nostri fratelli, i figli del vero amore della sua vita, Vannozza Cattanei, eravamo i suoi favoriti. Per essere amore fu amore. Vannozza era una donna abile, spregiudicata, amministrava alcune famose locande molto frequentate da personaggi anche d'alto rango che si trattenevano non soltanto per mangiare e bere qualcosa, ma anche per frequentare le numerose prostitute che lei gestiva, avendo cominciato lei stessa con quell'antico mestiere, prima di diventare la favorita del futuro papa. Pare fosse molto bello, o almeno così ce la restituisce un ritratto che abbiamo di lei e che si trova oggi alla Galleria Borghese a Roma, la mostra, ecco qui, la mostra donna di languido fascino, labbra carnose, naso dritto, soprattutto notate chiara di capelli, cosa non frequente in questo paese perché era d'origine mantovana, e chiara come sarà anche sua figlia Lucrezia. Questa Vannozza durò poco, durò il tempo di fare alcuni figli, ma poi ebbe fine questa storia perché il suo amante si prese come concubina Giulia Farnese, e qui comincia una storia che merita una piccola sottolineatura, un piccolo allargamento. Giulia Farnese apparteneva, come dice il nome, alla famiglia Farnese, la quale era una famiglia di possidenti agrari dell'Alto Lazio che si insediano a Roma e proprio a Giulia devono poi la loro fortuna. Perché Giulia, quando ha 15 anni, diventa l'amante ufficiale del Papa Alessandro VI, che di anni ne ha 58. Ecco, voi misurate la differenza d'età in questa coppia, lei 15, lui 58, e vedete un po' quanto affonda nei secoli passati quella che oggi viene considerato poco meno di un crimine, è quasi equiparato a un crimine, cioè avere un rapporto sessuale continuato sfruttando una posizione di privilegio che è un aggravante con una minorenne, diciamo forse. Curioso o no che sia, o voluto che sia, di Giulia, detta Giulia la Bella, ma la plebe di Roma, dileggiandola, la chiamava anche la sposa di Cristo.
la plebe di Roma si è sempre distinta per questo cinismo, come vedremo anche tra... Tutte le plebi sono ciniche, quella di Roma lo è in maniera particolare. Abbiamo un monumento della plebe di Roma, che sono i 2278 sonetti scritti da Giuseppe Gioacchino Belli, che costruiscono un'epopea. Dicevo, di Giulia non abbiamo nessun ritratto certo. Molti hanno creduto di riconoscerla in alcuni ritratti che ci sono, in alcuni quadri che ci sono in Vaticano, la Trasfigurazione di Raffaello, e sarebbe, ecco, oppure questa è famosa, questa è l'allegoria della giustizia sdraiata, reclina ai piedi del monumento di Paolo III, che sarebbe suo fratello, poi del monumento funebre di questo Papa in San Pietro. Ma una delle attribuzioni forse meno incerta è quella della Madonna col bambino di Pinturicchio, ecco, detta anche la Madonna delle mani. Se questa fosse la verità, noi vedremmo il Papa inginocchiato in adorazione ai piedi, alle ginocchia della sua amante, appena dissimulata dalla presenza del bambino che tiene sulle ginocchia. Sono tutte ipotesi alle quali io affianco una constatazione certa. Pensate a quale fu la vita di queste due donne, Lucrezia e Giulia, quasi coetanee, pochi anni le separavano, le quali erano, si vedevano praticamente tutti, spesso, non so quanto, ma insomma spesso, perché abitavano vicine, essendo quasi coetanee ed entrambe minorenni, una amante del Papa, del padre dell'altra. Quando si parla di rapporti torbidi, non si ha idea che si possa arrivare. Tra l'altro, quando il fratello di Giulia viene creato cardinale da Papa Alessandro VI, la plebe di Roma, ecco, invece di chiamarlo col suo nome, Cardinal Farnese, storpia l'appellativo in Cardinal Fregnese, per via che i meriti di sua sorella avevano contribuito alla sua nomina alla alta onorificenza. Tra l'altro lui ha solo 25 anni, che era la stessa età alla quale era stato creato Cardinale Alessandro VI. Nel rapporto tra il Papa e la sua giovanissima amante s'affaccia, si insinua una gelosia comprensibile, gelosia lacerante, perché quello che non ho detto e che adesso mi affretto ad aggiungere è che Giulia in tutto questo era anche sposata. Cioè lei era sposata a un matrimonio di copertura e di convenienza. Era sposata, ma quasi le era proibito avere rapporti con suo marito, perché il suo rapporto privilegiato doveva essere soltanto con il pontefice. Ora succede che il Papa le manda un giorno che lei progetta di andare a trovare suo marito in una certa tenuta che avevano nel Basso Lazio, il Papa le intima di non farlo, con questa incredibile lettera: Giulia ingrata e perfida, non ci potevamo in tutto persuadere che usassi tanta ingratitudine e perfidia verso di noi, avendoci tante volte giurato e data la fede di stare al comando nostro e di non accostare Orsino è il marito, e di non accostare Orsino, che adesso voglia fare al contrario e andare a Bassanello con espresso pericolo della tua vita. Non potrò credere che tu lo faccia per altro se non per impregnarti un'altra volta di quello stallone. Qui c'è, vedete, questa lettera è terribile, ma ci fa capire quali erano le fantasie del Papa. Lui le proibisce perché
si figura tutta la scena che potrà succedere una volta che Giulia è arrivata nella tenuta di Bassanello da suo marito. Questa lettera esplode in una maniera, oggi diremmo da psichiatrica, da ricovero, nella parte finale, dove il Papa scrive: «Sub pena excommunicationis late sententiae et maledictionis eterne, te comandamo che non debbi partir, ni manco andare a Bassanello per cose concernente lo Stato nostro». Cioè, in un latino sgangherato, in un italiano sgrammaticato, il Papa la maledice e la scomunica. No, io non so che effetto vi facciano queste cose, ma quando io ho letto per la prima volta queste lettere sono rimasto catafratto. Cioè, il Papa scomunica la sua amante minorenne da andare a trovare suo marito. Questo è un consacrato. È un consacrato in Cristo. È un consacrato in Cristo. Lui che debba farti impregnare da quello stallone. Lui teme che ritorni incinta. Sono cose inenarrabili. Quando Martin Lutero, giunto a Roma nell'anno santo 1500, vede quello che è la corte papale, scrive: «Se c'è l'inferno, Roma vi è costruita sopra». Devo dire che noi romani non viviamo forse sopra l'inferno, ma sopra una situazione intollerabile. Questo ancora oggi è vero. No, lasciatemi, voce dal sen fuggita, più ritenere non posso, ma insomma. E che quello fosse l'inferno, però parliamo del XVI secolo. Sentite dalla voce di Lucrezia che cosa avveniva in Vaticano. Alla festa a palazzo presero parte 50 meretrici oneste. Dopo la cena danzarono con i servi e con gli altri che vi erano. Da principio con i loro abiti indosso, poi nude. I candelieri accesi che erano sulla mensa furono posati a terra. E fra i candelieri furono gettate delle castagne, che le cortigiane nude raccoglievano muovendosi i carponi. Il Papa, il Duca ed io osservavamo. Infine, furono esposti mantelli di seta, calzature, berretti e altri oggetti da assegnare in premio a coloro che avessero conosciuto carnalmente più volte le cortigiane. Nella medesima sala furono pubblicamente godute. Furono poi lasciati liberi 4 stalloni, senza finimenti, che corsero verso le giumente e dopo essersi battuti, ammorsi a calci con altissimi nitriti, presero a montarle. Grandi furono le risa e il divertimento. Questa che abbiamo attribuito alla voce di Lucrezia in realtà è scritto da Burckhardt, che fu un notaio apostolico che ci ha lasciato delle memorie attendibili di quel periodo e di quella corte. Roma era abituata a scene simili. Pietro Aretino scrisse in modo esplicito che Roma era la città delle puttane, l'attribuzione non corrisponde forse ad una vocazione, ma più che ad una vocazione, ad una necessità, perché voi dovete considerare che in quel periodo Roma era una città abitata da molti uomini soli. C'erano le guardie dell'esercito pontificio, c'erano tutti quei preti, seminaristi, frati dispersi nei vari conventi della città, i quali erano uomini senza famiglia, e dunque che ci fosse un commercio con prostitute fa parte dell'ordine delle cose.
E tra l'altro poi c'è anche da dire che il tempo, la lassitudine di quegli anni giustificava una situazione del genere. Erano caduti punti di riferimento. Nella vita degli individui, come nell'esercizio del potere, le signorie dei liberi comuni non c'erano più, travolte da conflitti interni. Siamo nell'era del principe, individualità d'eccezione, forza della natura, lo definirà Machiavelli, che proprio in quegli anni, 1513, ecco un'altra data da scolpire nella nostra memoria, compone il suo celeberrimo trattato. Il principe, scrive, è un individuo che per sua virtù ha vinto la fortuna. E aggiungo io, ricavandolo dallo scritto di Machiavelli, e si colloca perciò stesso al di là del bene e del male. Si vuole quindi onnipotente in terra come Dio nei cieli. Il principe trascende la morale comune, vizio e virtù si mescolano e legittimano pur di portare ordine nel disordine. È questo che attrarrà Machiavelli nella figura di Cesare, il Valentino. Non si può, questo è Machiavelli, non si può ancora chiamare virtù ammazzare i suoi cittadini, tradire gli amici, essere senza fede, senza pietà, senza religione, i quali modi possono far acquistare imperio, ma non gloria. Tuttavia, vi sono scelleratezze e crudeltà apprezzabili se usate nell'interesse generale. In questo senso, non la politica, la politica acquista una sua moralità propria. Dire che la politica ha una moralità propria non vuol dire che il ministro debba intascare il denaro dell'erario, vuol dire che chi regge uno Stato nell'interesse generale dello Stato può fare cose che a noi comuni cittadini non sono consentite. Bene usate si possono chiamare quelle, se del male è lecito dir bene, che si fanno a uno tratto per la necessità di assicurarsi e si convertiscono in più utilità dei sudditi che si possa. Guardate la lucidità, siamo nel 1513, signori, vi ribadisco, martello la data, pensate alla lucidità spietata di Machiavelli nel riconoscere la debolezza nostra, figli tutti di Caino, e nel cercare di metterla al servizio di un interesse superiore, che è quello della collettività che deve essere amministrata anche a questo prezzo. Quando si dice di Machiavelli, quelli che non meritano commento, che il fine giustifica i mezzi, che è un uomo immorale. No, Machiavelli è un uomo che cerca di trovare una moralità là dove la moralità non c'è, perché l'amministrazione della cosa pubblica dai faraoni ai nostri giorni è sempre stata una cosa che si è mescolata col malaffare, in maggiore o minore misura, ma si è sempre mescolata col malaffare. Bene, Machiavelli toglie ogni idealità, riconosce questo stato di necessità e cerca di volgerlo al bene, se del male, come scrive, si possa dir bene. Lui andava dritto al cuore della tecnica politica. Per l'utilità dei sudditi tutto diventa lecito. È necessario a chi dispone una repubblica ed ordina leggi in quella. Sentite questo approccio alla psicologia degli uomini, degli esseri umani. È necessario a chi dispone una repubblica ed ordina leggi in quella presupporre tutti gli uomini rei e che abbiano sempre a usare la malignità dell'animo loro ogni volta che ne abbiano libera occasione. Questo deve pensare il principe. Viene lei a chiedermi udienza? Io devo supporre che lei è un mascalzone e che mi sta chiedendo udienza per i fini più sordidi.
salvo prova contraria, ma che arriva di rado. Epoca complessa, il Rinascimento, come è stato messo ormai in chiaro definitivamente dagli storici. Gloria, gloria che è ancora dura, rapporti politici torbidi, uno Stato, una penisola disunita, però un'epoca piena di meraviglie. Quello fu un secolo durante il quale nessun paese al mondo fece di più, né andò più avanti, non soltanto nelle arti, che qui abbiamo via architettura, pittura, scultura, ma anche nella concezione dello Stato, nella rivalutazione di una classicità che era stata negletta per molto tempo. Quindi lo stesso esercizio spregiudicato del potere da parte di Alessandro VI, Papa Borgia, non ci deve poi... Sì, certo, oggi sarebbe impensabile che un Papa abusasse e vivesse in quel modo, ma lui rispondeva a quelli che erano i costumi del suo tempo. Era un sovrano. Non dobbiamo mai dimenticare che il Papa era ed è un sovrano. Oggi il Papa... quella buon'anima di Francesco è un sovrano assoluto, uno dei pochi sovrani assoluti del mondo, di uno Stato ridicolmente piccolo, ma di uno Stato, con uno Stato vero, si chiama la Santa Sede, ha rappresentanti diplomatici attivi e passivi in tutto il mondo, siede come osservatore alle Nazioni Unite. Il Papa è un sovrano. E Alessandro VI era un sovrano che interpretava la sua sovranità come i costumi del tempo imponevano. Lucrezia cresce a quella corte, vede... Questo è un suo supposto ritratto. Vado avanti, Angelo. Vede suo padre dormire con una sua coetanea con la quale durante il giorno probabilmente giocavano anche un po' con le bambole, per così dire, nonostante la vita che dovevano fare. Suo padre la fidanza per la prima volta quando lei ha 11 anni, anche se le nozze arrivano dopo il menarca, quando lei ne ha 13. L'uomo scelto è Giovanni Sforza, che di anni ne ha 26, cioè il doppio, però insomma, possiamo considerarlo ancora un giovane, già vedovo, perché aveva sposato una Gonzaga che era morta di parto. Nozze fastose, Giulia Farnese, amica e potremmo dire matrigna della nubenda Lucrezia. Pensate un po', lei va a nozze Lucrezia e Giulia, sua coetanea, figura sua matrigna. Apre un corteggio di 150 dame romane, il Papa siede in trono
nel candido abito pontificale lo attorniano una dozzina di cardinali nelle loro veste scarlatte, alla sua sinistra il primogenito Cesare, di lì a poco Alessandro farà cardinale anche lui. Più o meno 4 anni durò questo sgangherato matrimonio. Poi le alleanze del pontefice cambiano, le nozze vengono dichiarate nulle per mancata consumazione e Lucrezia ritorna ufficialmente vergine. Passano pochi mesi ed è coinvolta in un altro scandalo sessuale e di sangue che è all'interno di questa storia che sto raccontando, questo castone di questa storia ha movenze narrative strepitose. Sentite che succede. Il 14 febbraio 1498 viene ripescato nel Tevere il cadavere di tal Pedro Calderón, noto come Perotto, un giovane di 22 anni di origine spagnola, come la famiglia Borgia, primo cameriere del Papa. Lucrezia riceveva frequenti visite di questo ragazzo nel convento dove si era ritirata e rimane incinta proprio mentre sono in corso le trattative per il secondo matrimonio. È un problema che va risolto e suo fratello Cesare dice: lasciatelo a me, ci penso io. E questo è il modo in cui il problema venne risolto. Cesare! Cesare! Cesare, no! Cesare, ti prego! La commissione per la riforma sarà composta dai cardinali Da Costa, Carafa, Pallavicini, San Giorgio e da me stesso. Io, francamente... Salvatemi, sentite! Colui che tocca le nostre vesti in un luogo sacro, abbassa la spada. Obbedisco. Ma quello è un essere immondo! Chiedetegli che cosa ha fatto! Santità, non ho fatto nulla. Tu menti? No! Al Santo Padre! No! Questo è testuale. Così dicono le cronache. Cesare rincorse Perotto per i corridoi della Santa Sede del Vaticano. Il Papa era in udienza e si andò mezzo nudo come era, esattamente come era rappresentato. Alle ginocchia del Papa il Valentino lo trafisse e quella cosa che si vede è vera e la veste candida del Papa si macchiò di sangue. Cioè venne ucciso, abbracciato alle ginocchia di Alessandro VI. Ma Papa Alessandro non è che reagisce da uomo politico, non reagisce da come avrei fatto io o uno di noi probabilmente, reagisce con la freddezza e la sagacia del politico che bada solo ai suoi fini. Il fatto che un uomo venga assassinato sotto i suoi occhi conta poco, fa nuovamente maritare la figlia, perché questo era lo scopo di quell'omicidio, con un'Aragona, figlio illegittimo di Alfonso II di Napoli. Ed è questo secondo matrimonio che Lucrezia deve subire praticamente. Oltre a Lucrezia anche Cesare è al centro dei piani paterni. Su di lui, mentre su Lucrezia possiamo discutere se fu una pedina o fu un'abile tessitrice a sua volta di trame, su Cesare non abbiamo dubbi, lui è un protagonista. Lui è un protagonista. Quando l'alleanza con gli Aragona va in fumo,
Lui si fa spogliare dalla veste cardinale, era diventato cardinale, si fa togliere la veste cardinalizia, ritorna allo stato laico, facevano quello che volevano, sposa una nobildonna francese, sentite questo scambio di cortesie, sposa una nobildonna francese e ottiene il titolo di duca di Valentinois, in italiano il Valentino, duca di Valentinois, in italiano il Valentino, in cambio il Papa concede a Re Luigi di sposare Anna di Bretagna dopo avergli annullato le precedenti nozze con un'altra moglie. Ti do il divorzio, tu ti puoi risposare, mio figlio sposa la figlia della duchessa, diventa duca a sua volta. Non ci dobbiamo molto stupire delle cose che succedono oggi, perché queste erano peggiori, più scoperte, più macroscopiche, ma l'amministrazione del potere, guardate, io sono profondamente machiavelliano, l'amministrazione del potere non può mai prescindere da, perché le leggi valgono per noi, le leggi devono tenere a bada il popolo. Ma chi sta in alto, è gioco, senza arrivare a questi eccessi naturalmente, ma è gioco forza che le maglie della legge per lui si allentino un po'. Perché chi deve disporre di grandi decisioni non può essere imbrigliato dalla legge come la signora qua davanti o me stesso. Non può. Che succede al Valentino? Cesare accompagna l'esercito di Luigi XII nella sua discesa in Italia, distinguendosi come luogotenente del re fino a divenire duca delle Romagne. Ed è qui che Machiavelli lo vede in azione. Quando lui diventa duca delle Romagne, qua dietro, per tenere il controllo dei nuovi territori, ricorre a mezzi spicci, congiure, tradimenti, omicidi. Machiavelli lo ammira per questo. Perché lui attraverso questi mezzi, a 25 anni questo ragazzo, questo giovane uomo, e a 25 anni dimostra una grande sapienza di governo e nello stesso tempo spietatezza. Era tenuto Cesare Borgia crudele, non di manco quella sua crudeltà aveva acconciata la Romagna, unitola, ridottola in pace e in fede. In qual modo fosse riuscito nel suo scopo, Machiavelli riferisce in un altro passo. Il duca, grandissimo simulatore, benché si trovasse già sì forte che potesse con guerra aperta vendicarsi contro i suoi nemici, non di meno pensò che fosse più sicuro e più utile ingannarli. E non fermare per questo le pratiche dell'accordo. C'era in ballo un accordo. Lui, dopo aver firmato una pace con loro, dopo averli accolti con tutti i riguardi in città, entrati seco in una stanza segreta, furono dal duca fatti prigionieri e condottili in uno luogo insieme li fece strangolare. Ecco perché gli accordi vanno bene, una firma sotto un trattato va bene, ma la soppressione è un mezzo più sicuro, perché non ha ritorno. Una firma può essere ritrattata, la soppressione per strangolamento. No. In poche righe Machiavelli traccia l'intera parabola di questo suo modus operandi. Prima stella luminosissima, intanto da abbagliare anche il segretario fiorentino, poi dopo la morte del padre nel 1503 comincia un periodo incerto che lo conduce ad una fine, parlo di Cesare, che è a sua volta una tragedia, perché vedete, è vero che quella di prendere delle persone, dei duchi, dei principini, dei contini con i quali si è appena firmato un accordo
e ordinare ai servi di strangolarli. È crudele, è tragico. Ma la stessa vita di Cesare fu una tragedia. Dopo aver dovuto rinunciare alla Romagna, si trasferisce a Napoli, ormai diventata spagnola, mettendosi al servizio del re di Navarra, il quale lo manda a combattere in Spagna, che era la terra d'origine della sua famiglia, e lì trova la sua fine tragica e violenta. Durante un furibondo assalto notturno viene attirato in un tranello, ma c'è chi dice che non furono gli altri a ingannarlo attirandolo in un tranello, fu lui stesso che andò a cacciarsi in quel tranello dove avviene quello che vediamo. Non esiste dono più grande della vita! Non esiste sacrificio più grande della morte! Se stanotte morirò, morirò grato per ogni momento che ho vissuto! Cesare si è lanciato al loro inseguimento, con l'anima in fiamme. Fermi! Non possiamo avventurarci sotto la tempesta. Bisogna richiamarlo! Tale è il suo impeto, che non si avvede che le truppe di Navarra l'hanno lasciato solo. La pioggia battente gli offusca gli occhi e appesantisce le sue vesti. Alla fine riesce a trovare i ribelli. Si erano dispersi in piccoli drappelli per non essere rintracciati. Cesare si abbatte su di loro falciandoli con la sua spada. Ne uccide 10. Ne uccide 20. Ne uccide 50. Finché una lancia lo colpisce. La punta della lancia lo trafigge proprio sopra l'armatura e lo ferisce all'ascella. Cade a terra dal lato del braccio ferito. Ciò nonostante si rialza e combatte. Poi i ribelli, che non conoscono Cesare, lo spogliano dell'armatura. Lo spogliano di tutto, fino a denudarlo. Il nostro Cesare è morto. Voglio dire, questo episodio ci fa capire che tutta la tensione di una vita, di reazioni, delle esistenze, era tutta molto più alta della nostra, la quale è già molto più alta di quella che era la nostra un secolo fa, in queste stesse terre o altrove. Voglio dire, i tempi diventano più blandi. E il modo di esercitare il comando, l'oppressione anche, diventa a sua volta più blando. Oggi non serve più tanto usare le armi. E basta il dominio della persuasione elettronica, che è meno sanguinoso e forse più efficace di quello delle armi. Noi viviamo in un'epoca in cui i nostri profili finiscono tutti in un grande sistema ordinatorio nel quale milioni di noi sono rintracciabili e in una certa misura influenzabili da parte di chi quell'armadio ordinatorio può gestire. Quindi questi erano tempi così, i nostri sono tempi colà, i meccanismi cambiano, gli scopi rimangono più o meno gli stessi. E Lucrezia, suo padre la fa sposare una terza volta, questa volta con Alfonso d'Este, figlio di Ercole, l'uomo che aveva riordinato Ferrara e aveva fatto quella famosa addizione erculea, come si chiama, cioè i nuovi quartieri di Ferrara.
illustre famiglia che regnava su quella città magnifica dal 1200, una delle corti più colte dell'Italia settentrionale. Il duca Ercole non era favorevole a quel matrimonio perché Lucrezia era preceduta da una fama, diciamo, discutibile, per non dire pessima. Però non voleva nemmeno offendere il Papa rifiutando le nozze. Ci fu uno scambio di astuzie, di reciproci riconoscimenti. Il Papa blandì la ritrosia di Ercole con una dote, dando a sua figlia Lucrezia una dote sontuosa. In breve, le nozze ci furono. Lucrezia, del resto, quel matrimonio, una volta tanto, dopo aver conosciuto tanti matrimoni forzati fino dall'età di 13 anni, quel matrimonio lo voleva. Sarebbe diventata duchessa di uno stato importante. E il 6 gennaio 1502, giorno dell'Epifania, Lucrezia lascia Roma sotto la neve. Abbiamo una cronaca di quell'addio. Mentre si allontanava col suo seguito nel mulinio dei fiocchi, Alessandro, suo padre, rimane a lungo alla finestra del palazzo. Guarda per l'ultima volta la sua amata figlia, che ha 22 anni, e l'attende una nuova patria, Ferrara. Alfonso, suo marito, trovò Lucrezia molto attraente, il cancelliere di corte con un'ipocrisia dice il giorno dopo l'arrivo che il duca aveva camminato 3 miglia, alludendo al fatto che per 3 volte si erano quelli che stavano nell'anticamera avevano potuto udire ciò che accadeva nella stanza dei due sposi. Lucrezia peraltro non apprezzava molto le sue maniere molto rudi, tuttavia era lì per avere successo e lo ebbe successo, perché vinse con la sua discrezione, la sua gentilezza e anche il suo aspetto, bisogna dire che era molto attraente, le resistenze del suocero Ercole. Riuscì ad essere ben voluta, diventò protettrice, fonte di ispirazione per una fiorente corte di letterati. E pensate che tra i letterati che frequentavano quella corte c'era Ludovico Ariosto, che canta le lodi di Lucrezia nel suo poema. Lucrezia Borgia, di cui d'ora in ora la beltà, la virtù, la fama onesta e la fortuna crescerà, non meno che Giove impianta in morbido terreno. Ecco, geniale. Ariosto scrive 40.000 versi, una cosa spropositata, e un poema che fonda l'immaginario per i secoli a venire e tutto comprende sotto l'apparenza della favola e del gioco. Il poeta stesso leggeva a sera alla corte alcuni brani del suo poema, erano tutti riuniti lì nella sala. E le damine, siccome c'erano delle scene molto audaci, le damine di corte nascondevano un ipocrita rossore dietro il ventaglio. Fra i grandi umanisti che frequentano la corte
ce n'è uno di cui Lucrezia si lega in maniera più profonda, si chiama Pietro Bembo. Purtroppo non molti lo conoscono o lo ricordano oggi. Quest'uomo coltissimo, prudente, garbato, è stato uno degli inventori dell'italiano, della nostra lingua. La nostra lingua nasce, Dante, eccetera, naturalmente, ma come lingua moderna, organizzata grammatical, sintatticamente, in maniera moderna, molto dobbiamo a Bembo, che propose come modelli Petrarca per la poesia, Boccaccio per la prosa e che eresse l'umanesimo a sistema. Così scriveva a Lucrezia. A voi bacio, bascio, a voi bascio ora quella mano col cuore che fra poco verrò a basciare con quella bocca che ha in sé il vostro bel nome sempre. Mi giova che ogni giorno pensiate con accorte invenzioni qualche cagione d'accrescere il mio fuoco. Bellissima lettera, galante, piena di eleganza, però vi faccio notare una cosa. Mi giova che ogni giorno pensiate con accorte invenzioni qualche cagione d'accrescere il mio fuoco. Questa è una frase che, a parte qualche vocabolo, noi potremmo tranquillamente scrivere oggi senza cambiare una virgola. Mi giova che ogni giorno pensiate con accorte invenzioni e qualche trovata per accrescere il mio fuoco. Che vuol dire questo? Perché questa frase, che viene dal 1500, la potremmo scrivere nel 2019 quasi uguale? Siccome le lingue sono organismi vivi che mutano continuamente, vediamo noi nei nostri giorni quanto muti l'italiano di anno in anno, con parole che entrano, altre che escono, modi di dire, anglicismi, eccetera. Che vuol dire che questa lingua sia arrivata intatta a noi? Questo è uno degli indici che dicono come l'Italia sia rimasta ferma. Perché se voi leggete l'inglese di Shakespeare, che muore nei primi anni del XVII, e lo comparate con l'inglese di oggi, è molto diverso. I ragazzi inglesi che studiano Shakespeare nelle scuole molte cose non le capiscono, come noi non capiamo il latino e ce lo dobbiamo far tradurre, non a quel livello, ma insomma quasi. Noi no, noi possiamo leggere il Principe o Bembo quasi come se fosse l'italiano di oggi. E questo dice che una delle cose che dicono che l'Italia è rimasta ferma per secoli. Non solo politicamente, mentre andavano avanti le arti, quelle sì che andavano avanti. Lucrezia fu capace di sopravvivere alla caduta dei Borgia, mantenere un titolo di rango, un marito, la posizione ducale, si occupò delle istanze dei cittadini presso il principe e, a detta di un relatore, fece tutto questo con ingegno e buona grazia. Morirà anche lei giovane. Muore nel giugno del 1519, esattamente 500 anni fa, a 39 anni. Ancora molto bella, dopo aver dato alla luce poche settimane prima una bambina prematura che morirà subito dopo. Venne seppellito con l'abito di terziaria francescana, desiderio che va inteso forse come un estremo gesto di redenzione. Qui finisce la storia di Lucrezia Borgia, ma non il nostro racconto, perché la figura di questa donna si presta ad alcune considerazioni che ci riguardano molto da vicino. Intanto vi faccio vedere un ritratto, che è quello di Carlo V. Questo è il famoso ritratto di Tiziano. Ora, Carlo V venne fatto re d'Italia nel 1530. Venne fatto re d'Italia, incoronato re d'Italia dallo stesso Papa Clemente VII, la cui città tre anni prima lui aveva fatto devastare dai suoi lanzichenecchi.
rendetevi conto del rapporto di potere che ci poteva essere tra il Papa e l'imperatore sui cui domini non tramontava mai il sole. Il Papa lo deve incoronare re d'Italia dopo che 3 anni prima lui ha fatto scempio di Roma e dei suoi abitanti. Sapete quando arriva il successivo re d'Italia? Eccolo il successivo re d'Italia. Napoleone Bonaparte, 1805, quasi 3 secoli dopo. Ci vollero quasi 3 secoli, perché 2 sovrani stranieri, Carlo V, Borbone, e Napoleone, venissero fatti re d'Italia. Questo disegna il lungo sonno di questa penisola, le cui conseguenze, non pensate che siano finite, ci gravano ancora addosso. Noi siamo figli di quei 3 secoli. Le divisioni, i contrasti, la litigiosità, la bassa tenuta della moralità collettiva, tutto questo nasce da là. Perché, come disse Benedetto Croce, qual è il carattere di un popolo? Il carattere di un popolo è la sua storia, tutta la sua storia. E la nostra storia è questa. Non solo questa, ma anche questa. Poi c'è l'altra storia. Perché vedete, dalla frammentazione politica del paese, dalla sua insignificanza militare in una Europa di allora dove c'erano forti potenze pronte a combattere, da questa frammentazione del territorio in ducati di dimensione irrisoria, noi abbiamo ricavato il più grande patrimonio di storia artistica e capolavori di ogni genere dell'arte del mondo. Abbiamo pagato il prezzo dell'insignificanza politica grazie alla frammentazione del territorio, dove ogni principino da 4 soldi chiamava i migliori artisti che ci fossero in giro a farsi costruire la cattedrale o a farsi affrescare la sua piccola reggia. Abbiamo ricavato quel patrimonio sterminato che ci fa unici e di cui dovremmo essere un po' più consapevoli. Grazie.